grazie per le richieste che insieme abbiamo potuto avanzare quest'oggi. Grazie alle confederazioni che hanno reso possibile questa giornata di manifestazione. Abbiamo chiesto per la città di Alessandria, per il dissesto di Alessandria, che ha specificità precise e ha conseguenze potenzialmente drammatiche sull'occupazione e sulla tenuta dei servizi, alcune questioni rilevanti che noi sappiamo, che voi sapete. Abbiamo bisogno innanzitutto di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga, cosa che oggi è in forte pericolo. Il governo centrale ha stanziato 50 milioni di euro per tutto l'anno 2013, ad aprile abbiamo sostanzialmente terminato queste risorse. Abbiamo bisogno di allargare il tema dei contratti di solidarietà anche negli ambiti dove oggi sono di difficile applicazione. Abbiamo bisogno di più tempo, non di assistenzialismo, ma di più tempo per poter rientrare nei parametri di bilancio che ci sono stati richiesti. Abbiamo bisogno anche di un'iniezione di liquidità forte. Il ministro Cancellieri ci ha ricevuto, grazie all'interlocuzione del ministro Balduzzi, ringraziamo entrambi, e abbiamo convenuto di istituire un tavolo istituzionale molto ampio, perché ampie sono le richieste che da questa piazza provengono, e quindi un tavolo istituzionale che vedrà il Ministero degli Interni lavorare insieme al Ministero del Lavoro, al Ministero del Welfare, perché abbiamo chiesto la possibilità su base volontaria di poter accedere alle norme della Previdenza ante legge Monti-Fornero, per consentire a un possibile ragionamento di tavoli che vedano l'occupazione e i servizi ai primi posti, uno scivolamento di queste persone su base volontaria verso la quiescenza. Questo tavolo vedrà anche il coinvolgimento della Regione Piemonte, al momento scandalosamente latitante, ma abbiamo anche una richiesta da fare a questo punto, perché il tavolo ci sarà e sarà un tavolo rapido nella sua costituzione, almeno questo ci è stato promesso, ma nel frattempo abbiamo la necessità assoluta di fermare l'amministrazione pubblica. Perciò da questa piazza diciamo: fermati sindaco, ferma la liquidazione di Aspal, ferma la liquidazione di Aristor, ferma la privatizzazione di Amiu, facciamo chiarezza su costruire insieme, fermati, dacci il tempo di lavorare, di ragionare, perché diversamente non accetteremo mai gli esuberi, non accetteremo mai i licenziamenti. Da questa piazza deve uscire chiara questa proposta, perché c'è un piano nazionale sul quale abbiamo lavorato e stiamo lavorando, e c'è un piano locale sul quale è necessario tornare come sindacato ad essere protagonisti. Da subito, basta perdere tempo, si riaprano i tavoli di concertazione e si lavori in questo senso. Grazie.